Ciao a tutti amici di Player Inside, siamo qui con The Crew 2, ragazzi. Esatto. Un titolo di quelli che ho messo nei top di queste 3 2017, nel senso che è uno di quelli che attendo di più. E qui lo stiamo provando, credo in versione PC, ma non fa molta differenza rispetto alle altre versioni, insomma. Sì, esatto. Più o meno saranno molto simili. Allora, ragazzi, stiamo guidando. Ora come ora però una Porsche. Che cos'è una Porsche? Che macchina è mia? Allora è una GT3 RS. Ah, giusto, pure il nostro. Non è che qua stiamo scherzando. Ok, ragazzi. Ma è Los Angeles, cioè non... C'è da dire una cosa, che The Crew 2, cioè The Crew in generale, diciamo che riassume quello che a me piace nei giochi di macchina, ovvero essere un po' cazzoni alla Need for Speed. Sì. E poter girare per le strade d'America o comunque di un bel continente alla Forza Horizon. Bene. La peculiarità di questo gioco, ragazzi, rispetto al precedente episodio, credo, è che possiamo utilizzare, ce lo fa utilizzare subito, anche motoscafi. Hai visto la città come si apre? Si apre. Vabbè, questa è una scelta stilistica per farceli, per presentarceli tutti. Però sì, possiamo utilizzare anche i motoscafi, così come per esempio le moto d'acqua, se non sbaglio, così come anche le moto, le auto e gli aerei, cioè i biplani, insomma, aerei sicuramente quelli là ultraleggeri. Cosa ne pensi, Maiden, di questa multisfaccettatura di questo titolo, che però io per adesso padroneggio malissimo? Beh, è una bella cosa, secondo me, per dare varietà al gioco. Esatto. E poi comunque anche per differenziarlo un po' dagli altri titoli dello stesso genere. Che poi già The Crew 1 è stato molto apprezzato, ho visto. Sì, The Crew 1 in realtà è andato molto bene, anche se non agli inizi, eh. Poi ecco, dopo esatto, col tempo... sì, è andato meglio dopo, esatto. Un po' come Rainbow Six. Esatto, perché i giocatori Ubisoft spesso ci stanno un po' a carburare. Sono un po' appunto, diesel. Come Rainbow Six, purtroppo non come The Division, purtroppo non come For Honor, giusto Maiden? Eh sì, diciamo che spesso le uscite di Ubisoft si accavallano. Beh. Quindi hanno bisogno i giocatori del tempo necessario per ambientarsi. Esatto. E alcuni titoli che sono veramente riusciti devono attecchire, avere il tempo giusto di attecchire. Io penso che dei Crew 2, ora io sta per cambiare veicolo, ecco, perché sì, vedi sì, che sì, l'orizzonte già si vede, sì. Bella questa presentazione. No, dai, adesso ero curiosissimo degli aerei, anche se in realtà penso che non li userò mai poi nella versione completa del gioco, però chi lo sa. Sì, io non sono brava a portare gli aerei nei giochi. Ma che città è, l'abbiamo capito? No, mi pare New York, ora non lo so. Oh, ragazzi, ci teniamo a farvi, a sottolineare il fatto che siamo sempre qui in diretta, non in diretta però, siamo qui da Los Angeles, ragazzi, alle 3 2017, vi stiamo potendo provare con mano tutti i giochi che sono stati presentati e che voi avete già visto da casa, però soltanto con gli occhi, senza poterli provare con le mani. E alcuni mi hanno chiesto, no, ecco, per dire ste cazzate, allora. E alcuni mi hanno chiesto, ma Raiden, ma lo fai apposta per farci dannare? Sì. Sì, sì, ovviamente sì. Stai guidando come ho guidato io l'aereo in Far Cry 5. Ragazzi, io in Far Cry 5 l'aereo l'ho fatto schiantare tipo 150 volte e alla fine l'ha dovuto fare lui. Sì, perché c'è io pure il nostro nell'aereo. Io non pensavo che esistesse. È bellissima questa cosa. Ma la posizione c'è oppure no? Secondo me non c'è. Secondo me in realtà è tutto fittizio per... La giusto posizione, per farti provare il coso. Il ok, coso. Spero di aver preso il checkpoint. Secondo me l'ho saltato. Siamo al finale, ragazzi, gli aerei confermano la mia ipotesi, secondo cui non penso che li userò mai, però magari sarà necessario. Meno male nel corso che è del partita gioco. La scena. Meno male che c'è stato l'elicottero. No, okay. Si torna alla macchina. Oh. Ma niente Mustang, Raiden. Io non vedo l'ora di usare la Mustang perché, insomma, ragazzi, è la macchina che mi piace, però questa aveva ragione, è una Porsche, non so bene quale, GT, eccetera, eccetera. The Crew 2, ragazzi, il gioco comincia qui, una bella scena iniziale. Sì, sì, no, un bello. Po' sulla falsariga, se vogliamo, di Forza Horizon, che ti fa iniziare prima del festival. Sì. E poi ti porta appunto al festival e da lì poi comincia il gioco vero e proprio. Abbiamo capito una cosa bellissima. Sì, che praticamente, esatto. Oddio, bellissima, poi vedremo quanto sarà applicabile questa cosa, però abbiamo... siamo spiegato qua, in questo possiamo... bellissimo distretto, esatto. Stiamo camminando con la nostra... Che macchina è? È una Chevrolet Camaro. Una Chevrolet Camaro. Io volevo la Mustang. Adesso però... io mi sono scocciata però di andare così per strada. La Chevrolet Camaro. Aspetta, prima faccio un'impennata così. Esatto, c'è una... Cioè, quando c'è troppo traffico... l'aereo. Così, l'aereo. Si può switchare in qualsiasi momento, quindi se c'è troppo traffico... Però attenzione, vado qui e scelgo questo. Wow. Certo, un po' di atterraggio. Però, cara Maidra, io adesso voglio provare una cosa bellissima. Cioè, prendo l'aereo. No, secondo me dovevi prendere la macchina in acqua. No, e adesso prendo il motoscafo nella strada. Wow, se l'è cavata, signori. Attenzione perché
Dai, prendi la macchina, dai. Fai retromarcia? Fai retromarcia. Ok, no, prendiamo la macchina perché devo dire che il feeling alla guida non è male. Non è male. È molto arcade, molto molto arcade, ragazzi. Ok, drive away. Drive away, ok, abbiamo l'obiettivo di raggiungere 1181 yard. Ma che unità di misura sono? Ma vi levate da... Allora, ragazzi, gli incidenti sono praticamente identici a Need for Speed Underground. Vi ricordate che sbattevate il gioco per farvelo apposta? Vi faceva dannare l'anima facendovi vedere al rallentatore l'incidente. Così come anche in Burnout. Ma perché vogliamo. Magari... Vabbè, beh, in Burnout apposta dovevi fare queste cose. Sì, cioè, dovevi procurarti l'incidente. Era... Tutto. Il bello del gioco era proprio questo, no? Ma sempre con questo tipo di macchina, di scontri. Sbatto. Vediamo se si rompono quei grissini. No. No. Vabbè, che si rompano è giusto perché sennò. Ok, ho fatto get 105 mph. E che, quindi adesso. Quando, quant'è? Tipo 70 km orari, niente di che in effetti. 60 che, 70 che sono questi secondi? Ah, i secondi in cui sono rimasto. Puoi andare non contromano? Ragazzi, sto giocando molto male, però lo sto facendo un po' apposta per testare le collisioni allora, del gioco. Raiden, finora... quando prova i giochi per la prima volta, deve fare in modo che si rompano. A me chiamano Raiden il beta tester. Cioè, cerca di non è che segue le regole del gioco, no, cerca di, però, di trovare un escamotage. Ragazzi, a parte gli scherzi, vorrei ricordare a Midna che noi siamo beta tester ufficiali Ubisoft. Esatto, no, è vero, quando e quindi scusateci. È uscito For no... Honor, ci hanno mandato il coso dei beta tester. Ah! No, questa la devi prendere bene e no, poi cioè... Aspetta, prendila bene e poi fai partire l'aereo. Dai che ce la facciamo. No! No, va bene lo stesso. Volla colomba bianca, volla. È andata benissimo. È la stata libertà, Però lui, secondo me, no, questa è un'idea che io dovrebbe impedirti di prendere la macchina, per esempio, se sei. Oppure l'aereo ancora ci sta. Sì, sì, no, l'aereo ci sta perché così almeno ti rialzi e puoi tornare nella riva. Loro hanno detto no. Come c'è chi dice no al colesterolo, loro hanno detto no al realismo. E questa è una cosa che tutto sommato ci sta, considerando che vabbè, no, ma se auto tu che si trasformano dici in... sì al realismo, devi anche fare tutta una cosa simulativa. Madonna, ragazzi, al volo. Ed è tutt'altro genere. E graficamente è convincente. Sì, graficamente è abbastanza convincente, insomma. Non gridiamo al miracolo, però nulla consideriamo di... che ancora siamo un alfa. Ok, ragazzi, qui siamo alle prese con una gara multiplayer. Una sorta di rally nella foresta. Con un quad, giusto Mitra? Con una specie. Un mezzo fuoristrada. Che è totalmente differente da padroneggiare. Però cercheremo di farcela contro questo avversario. Che però sembra abbastanza ostico. Ma tanto è compenetrabile perché sostanzialmente non c'è, diciamo, il fuoco amico. Questa non prendetela come una gara fatta bene. Perché sto giocando tutto tranne che bene. Bene, il zone, quindi tra l'altro... Se ne frega, cioè... Cioè... È ancora una fase super beta, cioè qua anche prima lo sviluppatore ha sbagliato per farci vedere il gioco. Sì. Sì, perché noi qua proviamo le cose, ma con noi ci sono gli sviluppatori. Ok ragazzi, adesso siamo alle prese con un altro evento in multiplayer. Non mi piacciono molto gli eventi con i checkpoint, li odio un po', però va bene così, stavolta. Sì, anch'io non li apprezzo. Stavolta, come dire, speriamo quantomeno di arrivare, non dico di vincere. Ma che cacchio, ma ci sono gli ippopotami? Che passano gli ippopotami? Le antiche. Cioè, già in Assassin's Creed c'era l'ippopotamo, ti ricordi? Sì, e l'abbiamo ammazzato. E l'abbiamo dovuto ammazzare. Abbiamo fatto bene, questo non sembrava un ippopotamo, lo sai che sembrava? Un coso. Un tricheco. Ma perché poi si spawnano animali che cercano di impedirci di camminare? Perché lo fanno apposta, sono animali stronzi. Sono animali maledetti. C'è il nos pure nelle... Come ti sembra fatta l'acqua? Bene ma non benissimo. Ecco, bravo. No vabbè, dai, benissimo. No, bene. Io considero sempre, non do mai giudizi da un alfa. No, esatto ragazzi, è assolutamente sempre... un alfa. Tant'è vero che purtroppo non possiamo farvi vedere per esempio neanche i menu. Perché sono molto grezzi per adesso. Perché è un alfa, esatto. Un alfa vero e proprio. Quindi io di solito non giudico un alfa. Infatti, per esempio, esatto. L'Alfa Romeo. Esatto, l'Alfa Romeo per esempio non è cosa tua, cioè a te non ti possono assumere a motori.it perché no, esatto, non vuoi recensire mai le Alfa. Le Alfa, mi basta, questa battuta è durata fin troppo a lungo ed era pessima dal nascere, quindi... Però io già era 3 ore che la pensavo, quindi sì, l'ho covata dentro. L'hai covata molto bene e alla fine l'hai deposta. Il motoscafo si padroneggia molto bene, il quad ragazzi richiede molta più pratica secondo me. E quindi no, per adesso... Un po' come Mario Kart quando tu prendi i quad vanno un po' è normale. Sghiddano. Sghignano. finish. Sdrigano.
Ok, e stavolta, cioè, andiamo stavolta a vincere, siamo, ragazzi, sì, ci siamo vendicati di prima di e adesso carriera. Farò il dito medio al mio avversario che è qua a sinistra, però non lo conosco, quindi è pure straniero, per cui mi vado a schiantare, che è meglio. Abbiamo ottenuto 120 B, B sbarrato due volte. Ci sarebbe Beuro.